Oggi dobbiamo parlare, in questo speciale dedicato alla Fiera San Marco, che è l'evento più importante di Ollastra, un evento storico che si ripete da molti anni. Ecco, iniziamo dalla storia di questo evento. Da quanti anni Fiera San Marco si svolge? Beh, siamo ormai dal 1843. Quindi sta andando avanti, ha avuto vari spostamenti, soprattutto le location da dove si svolgeva in antichità, che prima era completamente all'interno del paese, quindi si vedeva di tutto e di più proprio lungo tutte le vie del paese, e anche il bestiame veniva dislocato nei terreni che c'erano liberi sempre all'interno del paese. Poi piano piano si è spostata dove oggi ci sono le scuole medie, da lì poi è andata a finire in Piazza Europa, dove oggi c'è la Piazza Europa, in altri terreni sempre di fronte. Insomma, ha avuto tanti spostamenti, adesso da un bel po' d'anni ha trovato la sua sede fissa. Ecco, la sua collocazione fissa, che poi è in questo colle dove c'è pure una chiesetta. Sì, la chiesetta che non è la chiesa di San Marco, è la chiesa di San Costantino. La chiesa di San Marco è all'interno del paese, dove c'è anche la cripta, quindi non ha niente a che vedere. Molti arrivano lì, la chiesa di San Marco invece no, quella è dedicata a San Costantino. Negli anni ha avuto un'evoluzione, come tutte le manifestazioni identitarie si sono adattate al periodo. Hai detto che parliamo del XIX secolo, ora siamo nel XXI secolo, e quindi quasi 200 anni di storia. La Fiera San Marco diventava, un po' come la Fiera di Prazze Voesi di Oristano, era un punto importante, però fatto ad aprile, per la compravendita del bestiame. Per la compravendita del bestiame, sì, proprio erano le due, diciamo, San Marco apriva la compravendita del bestiame, dove venivano proprio quantificati i costi del bestiame, e invece poi Santa Croce andava a chiudere la natta. Erano proprio le due manifestazioni che richiamavano di più chi, i proprietari del bestiame, e allora il bestiame c'era, perché arrivava. Anche giorni prima c'è chi metteva a disposizione dei terreni per far riposare il bestiame, in modo che il 25 aprile non fosse stanco, perché arrivavano a piedi, i mezzi non è che ce n'erano più di tanto. Io ricordi anche dalla gente anziana, che lasciavano a disposizione un terreno, non portavano il loro bestiame, per lasciarlo magari per gli amici che arrivavano in occasione della fiera per poter far riposare il bestiame. Questo era, l'ho vissuto anche dai miei nonni. Ecco, è una cosa da evidenziare, che il 25 aprile, che è festa nazionale non perché sia San Marco, ma è festa nazionale, però cade ovviamente in questa data, cade anche una festività importante, quindi il nome è legato proprio al giorno della festività. No, non è proprio San Marco, 25 aprile è dal calendario è San Marco, poi che è festa della liberazione, sì. Quella, vabbè, è un caso, non è che è stata pensata, no, si fa il 25 perché c'è la festa della liberazione, no, proprio San Marco è come c'è in tanti altri paesi, San Marco il 25 aprile. E quindi ancora prima del 25 aprile la Fiera San Marco si svolgeva il 25 aprile? Sempre, da sempre, non è mai stata cambiata. Non ha mai subito uno spostamento di data. Parliamo quindi di una manifestazione che ha attraversato due guerre mondiali, ha attraversato anche altre vicissitudini della vita, ma è rimasta anche se si faceva durante la guerra, oppure veniva fatta in misura minore? Ma questo non lo so per certo, che nel periodo della guerra magari sia saltata per un motivo o per l'altro, magari o anche altre edizioni, però due guerre, infatti, quindi di sicuro non ci sarà stata la continuità ogni anno, però come è successo, la pandemia è saltata e quest'anno ha ripreso alla grande. Ma prima ancora della pandemia ci fu un altro evento sanitario importante che ne decretò in parte
una riduzione, una trasformazione? Forse l'hanno, perché non, per la movimentazione del bestiame, e quindi anche l'anno non c'era, un anno era capitato che non c'era bestiame, non ce n'era proprio niente, forse cavalli erano gli unici animali che potevano entrare in fiera, però tutti gli altri non c'erano. Sì, c'erano problemi sul bestiame, sulle mucche, quindi tutte queste cose non si potevano spostare da una parte all'altra della Sardegna? No, assolutamente, c'era proprio il divieto di uscire dal proprio comune, quindi non ha, adesso ricordo sì, che c'era stato questo problema. Ecco, questo aveva di fatto poi trasformato e ridotta la fiera poi nel frattempo si è trasformata, un po' sta cercando di riprendere le sue origini, ma ormai la fiera diventa un giorno di festa sicuramente collettiva, migliaia e migliaia di persone, ma diciamo che quasi il bestiame non la fa più da padrona, ma ci sono ormai gli arrostitori, ci sono i venditori in generale, ambulanti, l'esposizione, la vendita del bestiame è sceso, almeno per adesso, fino a che non si riprenderà, è sceso un pochino. Beh, è sceso di molto, ma non perché il bestiame non ci sia, mentre prima chi doveva andare a comprarsi i due vitelli ne approfittava di andare alla fiera di San Marco o di andare a Santa Croce. Oggi il bestiame lo vendono nelle stalle, quindi a chi interessa il bestiame va direttamente dal proprietario e non va più in queste manifestazioni. Ecco perché c'è stato questo calo, anche se col comune si sta investendo anche su questo fatto qua, che far arrivare il bestiame solo chiusi, per farlo arrivare in fiera bisogna darle almeno il rimborso dei viaggi, che è il minimo che si possa fare. Adesso con la nuova amministrazione si sta lavorando a questo e per la prossima edizione cercare di investire qualcosa in più, soprattutto per far arrivare il bestiame. Immagino che quando è nata si organizzava spontaneamente, la gente si ritrovava a Ollastra, che allora era Ollastra Simacis, quando ancora si chiamava così, e per anni è stato così. Poi a un certo punto subentra la Proloco, tu sei il presidente della Proloco di Ollastra, quando subentra la Proloco e prende in mano l'organizzazione? Ho perso il conto, comunque penso ci sono passati davanti almeno 4-5 sindaci, quindi più o meno siamo oltre 20 anni che l'abbiamo presa in mano. Forse il primo sindaco quando l'abbiamo presa era Anna Laura Ures, l'abbiamo presa con lei e ancora cambia il sindaco e noi ci siamo sempre. Ecco, la Proloco che organizza tutto, ti prendi, perché so cosa significa anche la responsabilità dell'organizzazione, la progettazione, la sicurezza, è un lavoro enorme, vero Giampiero? Abbastanza, con le nuove norme ancora di più, però diciamo che riusciamo sempre a fare tutto quello che ci chiedono. Poi noi come Proloco siamo anche diciamo il braccio destro dell'amministrazione comunale, proprio come prima associazione diretta a occuparsi della, se non l'80% di quello che è l'organizzazione della fiera, ci siamo quasi, quindi lavoriamo fianco a fianco con gli amministratori. Forse una differenza la si nota perché tutto il paese di Ollastra diventa quasi un paese mercato, cioè ci sono le bancarelle un po' nelle strade principali, viene chiuso al traffico perché nelle strade diciamo laterali si sistemano anche i venditori ambulanti, oltre che nello spazio della fiera. Sì, ormai nelle strade laterali, perché purtroppo l'altra è attraversata dalla strada statale e quindi l'ANAS non permette assolutamente che venga chiusa, perché non essendoci una circonvallazione non dà l'ok per mettere le bancarelle lì, quindi bisogna per forza di cose spostarsi nelle vie laterali che arrivano, però che si arriva fino alla fiera, quindi uno parte dalla strada principale e attraversa le vie per fino arrivare in fiera pieno di espositori.
quante persone siete? Adesso parliamo di questa edizione 2022, che si riprende dopo due anni di stop, dopo due anni di Covid. Quante persone avete stimato come presenti? Beh, l'ingegnere del comune non l'aveva mai vista, lui il giorno c'era, in base alla superficie, all'area dove c'erano gli espositori, secondo lui non c'erano meno di 15.000 persone. E siete riusciti ad accogliere tutti? Sì. Gli spazi ci sono, parcheggi se ne trovano dall'interno del paese senza problemi, quindi sono stati accolti tutti. Il futuro come lo vedi? Ma il futuro buono, anche perché pare che l'amministrazione comunale sia riuscita ad ottenere un contributo dalla regione proprio specifico per la fiera, quindi già sono stati fatti dei lavori e quindi ne faranno degli altri, quindi si andrà a completare una struttura che hanno realizzato, che è ancora in fase di ultimazione. Faranno altri box per il bestiame, rendendola più presentabile. È una cosa che speriamo vada in porto il prima possibile. Adesso non c'è la compravendita, adesso c'è solo un'esposizione. Sì, c'è l'esposizione, o magari qualcuno vende anche, perché c'è chi lo mette anche in vendita. È poco quello che c'è, però per l'anno prossimo, come ho detto prima, si sta proprio organizzando una cosa un po' più importante, proprio per far arrivare il bestiame. E allora aspettiamo la festa San Marco, Fiera San Marco 2023. Senz'altro, e noi saremo pronti ad accogliere tutti come sempre. Ecco, proprio in chiusura, quanto tempo ti ci vuole per organizzarla? No, vabbè, un mesetto, ormai il rodaggio è fatto, si inizia un mese prima più o meno, anche perché poi i tempi sono quelli, tanto lo spazio è quello, tutto quello che l'esposizione degli espositori viene gestito dal comune, quindi noi su quello non facciamo niente, però gli espositori già a gennaio devono presentare la richiesta e noi organizziamo la parte logistica e quella non ci vuole per molto tempo.